Buongiorno carissimi, benvenuti in cucina con Mao. Abbiamo delle sogliole, abbiamo un po' di agnello, vediamo di combinare qualcosa. Semplice, semplice. Facciamo anche dei spaghetti, vediamo un po'. Accendiamo il forno. Spostiamo la nostra amica caffettiera. Allora, dobbiamo pulire un po' le sogliole, raga. Un coltellino, affiliamo per bene il coltellino. Ecco qua, raga. Allora, come va? Tutti in casa per Pasquetta? Dobbiamo ripulire il pesce. Non viene bene con questo coltellino, raga. Devo arrendere. Devo arrendere. E vabbè. Impariniamo questi pesci, belle sogliole, e li friggiamo, molto belli, parecchie, le volevo un po' ripulire, ma non fa niente. Nostro agnello qui ragazzi, aggiungiamo un pochino d'olio, non troppo perché l'agnello logicamente ho già condito col sale e col pepe, mettiamo in forno. Allora, purtroppo io ho padelline piccole, qua facciamo spazio. Mettiamo a riscaldare una padella.
un pochino d'olio. Prendiamo un piatto, mettiamo l'aria a riscaldare. Un po' di farina, ragazzi. Poi ci passiamo alle nostre sogliole. Molto belle, le ho lavate per bene, se non, non si vede granché. Spostiamo la camera. Magari così si vede un pochino meglio, eh? Insomma, ecco qua, se non cade. Allora infariamo bene la sogliola, le padelline molto piccole, però proviamo a fare il nostro meglio. Togliamo la farina superflua, ecco qua, stanno già riscaldando, l'olio riscalda, ecco qua, e mettiamo giù, è proprio piccolina la padella, ragazzi. Cosa combiniamo così non lo so, aspettate un po'. Ecco qui, ne recuperiamo un'altra piccola che vi devo dire. Mettiamo anche questa sul forno, sul fuoco. Ecco qua, fiamma alta, apriamo le finestre. Bene, allora un pochino d'olio nell'altra padellina, non troppo, prendiamo una sogliola, c'è da fare proprio pian piano, eh? E la facciamo, la infariniamo bene. Allora, mettiamo adesso l'agnello in forno e fare attenzione qui. Ecco qua, 200 gradi per una ventina di minuti. Bene. Non è tanto caldo, però
mattina. Ecco qua, che bella, che bellissima, guarda. Questa ho sbagliato, avrei dovuto far ricadere il gas, la... Allora, pian piano, andiamo avanti. Piano. Ecco qua, prende il calore la nostra sogliola, faccio una fesseria, e va bene. Una frittura veloce. Poi ragazzi, da questa parte mettiamo su una pentola, facciamola riscaldare, una spruzzatina d'olio d'oliva. Facciamo riscaldare pian pianino, poi di aglio in camicia, poi di pepe. Fai attenzione, ragazzi. Ecco qua. Guarda, l'olio deve essere un po' più caldo. Ecco, ragazzi. Piano piano. Non straniamo la cucina, con calma. E via, adesso trasferiamo la prima sogliola. Qui riesco. Qui. Siamo qua, con il nostro... Ecco qua. Mettiamo un'altra sogliola a rosolare. Friggere. Adesso la facciamo quattro, dai.
usare il telefonino, raga. Ok. Allora, spostiamo anche questa. Ecco qua. Ok, ragazzi, non si bruci niente. Adesso qui aggiungiamo un pochettino d'acqua. Ecco qui, mettiamoci un altro pezzolino qua. Una giratina. Ecco qua, dai, sta cuocendo un poco è caldo. La padella, vedo che è caldo. Ecco qua. Buongiorno qua. Facciamo delle fogliole alla mugnaia. Allora ragazzi, ci vuole il limone logicamente, però cosa fate? Siccome i bambini non piacciono il gusto di limone, metto poco. Ok, giusto una spruzzatina. Adesso la mia sfoglia la possiamo trasportare là senza rovinarla. Ecco qua, 3 pericolose qua. Aggiungiamo un altro goccino d'acqua. Ecco qua, assicuratevi che non si attacchi, un po' di sale. Ecco qua, non troppo. L'ultima fogliola. Ecco qui, qua pian piano.
facciamo cuocere a fuoco lento. Passiamo a cavallo. Ecco qua, spostiamo l'ultima togliola. E siamo a cavallo, raga. Spegniamo il gas. Adesso ecco qui. Facciamo cucinare pian piano, una decina di minuti è fatto. Una bella spruzzata di prezzemolo, passi, mettiamo un altro pochettino di limone, mezzo limone, ok? C'è chi ci mette anche la buccia, non fa niente. Allora, ragazzi, pensiamo a tagliare un po' di prezzemolo adesso, mettiamo questi pesci in frigo. Ecco qua, io ci metto anche dei cipollotti, giusto per dare il sapore aggiuntivo. Opla. Ecco qua, tagliamo i cipollotti. Qua abbiamo un po' di prezzemolo, la lattina. Diamo un colpo d'occhio fra un po' al nostro agnello. Pulitina, che l'olio che borda, raga. Ecco qua, ci siamo. Allora, tagliamo il nostro prezzemolo. Sughetto copre tutto il pesce, veramente è bellino, eh? Vediamo un po'. Invitiamo qualche amichetto, qualche amichetta. Bene,
deve sobbollire, non deve bollire, quindi fuoco, fiamma bassa bassa. Sale l'abbiamo messo. Pepe pure. Mettiamo il prezzemolo. Devo controllare il forno però ragazzi, perché c'è la carne e non l'abbiamo abbandonata neanche un secondo. Abbiamo una gelatina. Possiamo anche rimettere in forno. Buongiorno Anna di nuovo. Buon Darren, some lamb and salt fish with flour, lemon juice, spring onions, black pepper, salt and parsley. Be very careful, he has to cook gently. Okay, I'm gonna put back my lamb in the oven now. Just 1 minute or two. Very basic cooking today, guys. Nothing special. Nothing special at all. Okay, let's put back this in the oven. I'm cooking the lamb slowly, eh? Don't rush it. Parsley all around. Don't waste anything, please. Buongiorno Michela, Michela. Michela mi fa ridere. Aspetta, aspetta, Michela. Aspetta, mica mia. Cos'è che vuoi? Pineapple, what? Ti frego, oi. Barola, barolina. Faccio un brindisi, mica. Anna, facciamo un brindisi. Trovo mai. Apri bottiglia. Facciamo un piccolo brindisi di lunedì di Pasquetta. Raga. Sono un po' stancuccio. Casino. Sto facendo un casino. Ho rotto il tappo. Mannaggia. Mannaggia. Buono Michela, buono. Ho rotto il tappo. Volevo fare il figo. Ho rotto il tappo.
Vediamo così. Sì. Anna, Micaela, questo è per voi, un brindisino. Giusto poco a poco. Cin cin, ragazzi. Cin cin. Allora, Micaela. Anna. Qui sto facendo una storia seria. Poi ci mettiamo due pezzi di limone lì. Così. Rosichiamo tutto il prezzemolo, non sprechiamo niente. Ecco qua. Come potete immaginare, cadono le pentole ogni tanto. Ma non fa niente. Pulitina. Sempre una pulitina. Destra manca. Raga, fa così, allora, un po' d'ordine. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assicurarci che il pesce sia ricoperto dal sughetto, dalla salsina. Siamo a cavallo, eh? Ah, cin cin, Mickey. Cin cin. Cucù. Anna. Cucù. Eccoci qua. Allora, arriviamo a noi. Adesso a fare una pasta per i bimbi. A Richard gli piace la pasta con i funghetti e la panna. Quindi ho comprato tutto. Adesso la prepariamo. Adesso metto il fuoco. Questo ha bisogno di 10 minuti. Il fuoco è quasi spento. Che praticamente faccio asciugare la salsina. È veramente strepitoso, però bisogna con un cucchiaio fare questo giochino, eh? Coprite bene tutto, raga, questa è una favola. Okay. Ci mettiamo ancora, se volete, un goccino d'acqua, ma non è necessario. Allora, pensiamo alla pasta asciutta per i bimbi. Ecco qua, sempre il nostro padellino, piccolo piccolo, e facciamo rosolare dei funghetti, un po' di crema e gioco fatto. Questo è uno spettacolo unico, raga. Buonissimo il pesce. Il nostro anello va avanti, pian piano, mettiamo un po' d'acqua a bollire. Sapete bene che io non ho spazio. Vediamo i tempi che ci vogliono. Ecco. Brindisino.
il nostro tagliere qui. Prendiamo i funghetti. Puliamo con uno strofinaccio, c'è qualche pochino di terra, non è necessario metterli sotto l'acqua corrente ragazzi, altrimenti la cottura non esce bene. Ok, allora scegliamo la nostra padella per bene e aggiungiamo l'olio. Ok, olio caldo e affettiamo i nostri funghetti. Che te la ridi? Che te la ridi? Anna, che fine hai fatto? Non te ne do, non te ne do pineapple. So banana, ne vuoi banana? Michela. Ecco qui, l'olio è caldo. Il pranzo di Pasquale, eh? Fiamma molto alta, mi raccomando. Andiamo a girare. Siamo raga, ci siamo. Azione. Azione. Adesso una frustatina di sale. Ecco qua, non devono sobbollire, devono rosolare proprio alla grande. Ecco qua, un po' di sale marino. Questo è pronto ragazzi, guardate qua che spettacolo. Diamo un'altra girattina all'agnello. Ecco qua.
così. Cucina pian piano. Mettiamo l'agnello in forno e ogni tanto gli diamo una giratina. Pericoloso. Ecco qua. Facciamo asciugare l'acqua dei funghetti. Adesso spegniamo il gas da questa parte sul pesce che ormai è pronto. Ecco qua. Sogliole alla mugnaia. Le abbiamo passate nella farina, fritte. Poi ci abbiamo aggiunto un goccino d'acqua. Può mettere pure del vino bianco. Dei cipollotti, pepe, olio d'oliva e mezzo succo di limone. Succo di mezzo limone, mamma mia, non riesco più a parlare, per l'età, l'età ti fa diventare tonto, più di quello che sei. Ecco qua, abbiamo messo il sale, logicamente nell'acqua. Uno, due, facciamo quello che devono assorbire tutta l'acqua con gli occhi, non c'è niente. Poi aggiungiamo la crema e ciccia, non è difficile. Controlliamo i bimbi che dicono. Ecco qua, devono proprio rosolare bene. Allora, ecco ragazzi, devono essere proprio asciutti, eh. Il pesce è pronto, lo stiamo facendo riposare, il vinello è sempre qui con noi, cin cin. Adesso per un secondo possiamo anche aggiungere la crema, la panna, voi la chiamate panna. Qui si chiama double cream. Hi guys, salt fish with a bit of flour, deep fry for a few minutes, then add a bit of water, lemon juice, lemon skin if you want, salt and pepper, a glass of white wine if you have it, spring onions, let cook slowly for about 10 minutes, that's it. Here we have a pasta with mushroom and cream, basic for the kids. I put the flame down, I can add the cream. Yeah? So this is the consistency you have to take. All the water has to evaporate, so flame, high flame, yeah? Right.
pour s'incrémoner. There we go. I think it's 300 milligrams, milliliters. Okay. And let it go very low flame for a couple of minutes. That's it. Okay. I'm actually not going to cook the pasta now because the kids are not ready to eat. So I will wait, but the sauce is done. My wine is keeping good company. I'm going to check again my lamb. There we go. See? Guys, succulent. Top class. Okay. Again, because the veggies they burn quickly, you know. There we go. Last spring onions, peppers, black pepper, salt. See? It's going really nicely. Okay. Put it back again. I'm going to finish cooking very low flame, yeah? Very low. For another half an hour, we're going to put like 110 degrees, yeah? Very low. Buongiorno Attila. Qui la salsetta ai funghi praticamente è pronta. Cosa abbiamo fatto? Soglio della lamognaia con farina, prezzemolo, limone, succo di limone, delle cipolline. E per voi anche un bicchiere di vino bianco. Io non l'ho messo per i bimbi. Ecco qua, siamo a cavallo. Adesso io spengo la fiamma qua e lascio riposare. Ok, le jeux sont faits, mon ami, mes amis. A bientôt, à tout à l'heure. Ok, on est ici à faire en cuisiner du poisson avec du parsley, du lemon, des oignons, du sel et du poivre. Ici, des champignons avec la crème pour la pâte et dans le feu, il y a de l'agneau. Ok, c'est facile. A bientôt e buona pacca. Ciao raga, baci. E vado a sdraiarmi raga, che sono stanco. Ciao, grazie della compagnia. Condividete. Ciao, ciao.